Accadeva tutto questo poco più di un anno fa. Era esattamente il 16 gennaio 2007, quando il comico televisivo Eugenio Ghiozzi, più noto come Gene Gnocchi, provava con il Torino dell'allora mister Alberto Zaccheroni per realizzare il suo sogno di giocare anche solo 5 minuti nel massimo campionato italiano. Tutto ciò all'insolita età di 51 anni. Ah, io aspetto di un ingaggio, cioè spero che di esordire in Serie A, perché insomma questi benedetti 5 minuti in Serie A farebbero molto piacere. Adesso non metterti le mani nei crocs, capisco benissimo che tu avrai delle perplessità, però metti che siamo a fine campionato, l'obiettivo è stato raggiunto, cioè sarebbe anche dal punto di vista dell'immagine una cosa che può veicolare lo sponsor, comunque creerebbe un certo interesse. L'Inter avrà già vinto lo scudetto e tu non avrai più niente da perché sarai probabilmente in Champions, e quindi fammi fare sti 5 minuti, no? Santo cielo. Con un passato nel calcio professionistico con l'Alessandria di Giuseppe Marchioro, tecnico che alla fine degli anni 70 guidò il Milan, Gene Gnocchi ha poi solcato i rettangoli verdi della Serie D. Rimanendo in Piemonte, prima di dedicarsi alla TV, il comico di Fidenza aveva anche provato con la Primavera Granata nel mitico stadio Philadelphia. Feci il provino e andai abbastanza bene, però poi mi prese il Milan, perché feci un provino per il Milan alla Linate, poi invece quell'anno lì soppressero la squadra Beretti, quindi andai all'Alessandria. Insomma. Sembrava dunque che il destino chiamasse Gene ad indossare la casacca granata, per la gioia della collega Simona Ventura, da sempre tifosa del Torino. Dopo i provini con Atalanta, Torino, Siena e Parma, fu proprio la squadra emiliana a strappare la firma al centrocampista. Le doti del giocatore erano ben visibili, ma la voglia dei più giovani è stata maggiore della sua tecnica. Infatti ai gialloblu aspettava ancora un finale di stagione da brivido, e questo non permise a Gene di fare il tanto sognato esordio. Proprio sabato sera si è giocato al Comunale Torino-Parma. È stato un match ricchissimo di gol a cui avrebbe senza alcun dubbio voluto partecipare anche Gene Gnocchi. Magari tra uno Stellone e un Gasbarroni avrebbe segnato anche lui. Qualsiasi gol. Potrei fare anche una plastica a Casablanca e diventare donna, perché dopo non c'è di niente di più che fare un gol in Serie A.